Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci ritroviamo per un nuovo story time. Credo di aver fatto solo un story time su questo canale, se non mi sbaglio, che riguardava tipo il mio primo coinquilino canadese che aveva una pistola. Se volete andare a vedere come è andata a finire quella storia, beh, ovviamente sono viva, ve lo lascerò magari linkato qua sopra e potete andare a vederlo. Oggi invece parlerò della mia prima padrona di casa, la mia folle padrona di casa. Vi giuro, non ho mai conosciuto una persona più fastidiosa di quella signora. Quindi, prima di tutto, se avete voglia di iscrivervi al mio canale, trovate qua il bottoncino che c'è scritto iscriviti o subscribe, dipende da che lingua avete un po' YouTube. Cliccate la campanellina perché YouTube è un po' stronzo, come dicono un po' tutti, perché nonostante voi siate iscritti al canale, spesso non compaiono i video nella home. Quindi iniziamo. Allora, prima di tutto, io sono arrivata in Canada nel 2000, a fine 2015, a novembre del 2015, e iniziavo l'università gennaio 2016. Quindi sono arrivata un po' in largo anticipo perché mi ero un po' presa d'anticipo per fare tutte le mie cose burocratiche e altre cose, insomma, tipo cercare un lavoro, ambientarmi con la lingua, ambientarmi un po' con tutto. Dopo essermi trasferita da quella prima story time dove il coinquilino era un pazzo, in realtà no, ma vabbè, per capire il background potete andare a vedere quell'altro video prima di iniziare questo, però se non vi interessa il background comunque potete capire lo stesso questo video. Quindi io mi sono trasferita in questa casa e eravamo proprio in una casa a due piani, bellissima, bellissima, era una casa stupenda, anzi era tipo una casa che era divisa a metà. Ma era gigante in realtà, e quindi avevamo in comune la lavanderia, quindi solitamente, quindi praticamente eravamo 11 in questa casa perché ci trovavamo sempre, parlavamo sempre, cenavamo sempre tutti insieme, bla bla bla. E fin qua tutto bene, bellissimo, la casa era stupenda, avevo una stanza bellissima, tutto era fornito, tipo tutti i mobili, avevamo tutto quanto. Quindi ero contenta perché quando sono arrivata in Canada non volevo cercare un appartamento che era vuoto, perché come ho già detto tipo in vari video gli appartamenti qua sono quasi tutti vuoti e quindi devi comprarci le tue cose, ma non ha senso per una persona che è appena arrivata in Canada, che è povera, andare a comprarsi dei mobili, è un po' inutile, soprattutto perché non avevo neanche una macchina, quindi trasportare quei mobili, insomma. Quindi, cosa è successo? Allora, prima di tutto, questa signora era una logorroica pazzesca, pazzesca, cioè una logorroica assurda, parlava sempre. E io all'inizio avevo tanti tanti problemi con l'accento del Quebec, non capivo tanto bene, quindi quando lei mi diceva le cose parlava molto molto velocemente, era molto vecchia anche, quindi spesso magari si mangiava pure le parole, perché vabbè. E spesso avevo tante tante difficoltà a capirla, e il mio coinquilino, che era quello che conoscevo già dall'appartamento prima, perché ci eravamo trasferiti insieme in seguito a quell'episodio, ogni tanto rispondeva per me quando lei mi poneva delle domande, perché aveva capito che avevo un po' di difficoltà nel capirla. E lei era sempre tipo: "Ma perché mi rispondi per lei? Lasciala parlare". Allora faccio: "Sì, capisco, ma tipo io non... Tante, tante cose, tante espressioni non le capisco, mi dispiace", quindi diciamo ci vuole un po' per risponderle, quindi cioè, se lui risponde al mio posto, se conosceva le cose che lei mi chiedeva, cioè era un po' meglio. E già lì tipo lei aveva preso questo mio amico in antipatia pazzesca, infatti ogni tanto veniva e mi diceva: "Ma insomma, cioè lui risponde sempre per te come se fossi una piccola bambina e non va bene", cioè insomma, prima di tutto... "Ma fatti i cazzi tuoi". Seconda cosa, ho detto: "No, guardi che era solo un suo modo per aiutarmi perché ero in difficoltà". Quindi ho detto: "Cioè, per favore, lasciamo stare questi drama perché non voglio parlare male del mio amico perché cioè, è stato il primo amico che ho conosciuto in Canada e onestamente era una bravissima persona". Prima però di raccontarvi un po' le altre cose, devo spiegarvi che quando eravamo arrivati in questa casa, praticamente in cucina noi avevamo delle stanze numerate, e già lì tipo io volevo scappare, erano delle stanze numerate, ma manco fossimo in albergo, e io per esempio avevo la stanza tipo numero 2, ecco, perfetto, e anche in cucina c'erano degli armadi che erano tipo numerati, quindi tipo le tue cose le dovevi mettere a seconda della tua stanza, e già lì ero tipo: "Boh, vabbè, cioè alla fine stiamo prendendo un affitto noi, cioè potremmo organizzarci un po' come cazzo ci pare, ma vabbè, non importa, cioè magari era solo una sua fissa o era solo per aiutarci meglio a organizzarci, boh, vabbè, non, niente di strano fino a qua". Anche i frighi erano due ed erano numerati tipo quali stanze dovevano stare in quale frigo, vabbè.
Poi sul frigo c'era tipo la cosa delle faccende di casa, dove lei aveva già scritto chi doveva fare cosa in casa. Ero già tipo, scusa, ma potremmo organizzarci noi di nuovo, cioè, con queste cose? E quindi c'era tipo sempre, tipo, per esempio, stanza 2, spazzatura, stanza 3, aspirapolvere, stanza 4, passare il mocio, insomma, questo genere di cose. E io questa cosa l'ho trovata un po' ridicola, perché ho detto, una volta che tu decidi di vivere in una casa, saranno cazzi tuoi quello che fai in quella casa, cioè, per organizzarti con le pulizie, ti organizzi con i tuoi coinquilini alla fine. Non è che eravamo tipo sboldri sporchi, cioè, semplicemente mi sembrava un po' ridicolo che lei decidesse per noi cosa facevamo. Infatti noi alla fine abbiamo deciso di ignorare quella cosa e di organizzarci per i cavoli nostri, quindi ogni settimana girare le faccende, perché non è giusto che una persona faccia una cosa per sempre, insomma, cioè, non era giusto nei confronti di tutti. E quindi già là, vabbè, dai, non importa. Però capite che io ero arrivata in Canada, non capivo niente della mia vita, ero un po' anche stressata, ero anche un po', cioè, non lo so, non stavo ancora bene, perché comunque jet lag, stress, arrivi in un paese, sei sola, insomma, e già lì arriva anche con queste cose, ero tipo, oh, Gesù Cristo, vabbè, non importa. Quindi, quando abbiamo deciso di comprare delle cose in comune e le lascevamo in cucina, sullo spazio comune, insomma, in cucina, tipo il caffè, lo zucchero, quelle robe là, insomma, lei spesso si presentava, cioè veniva a casa nostra senza avvisare. Solitamente, cioè, se non avete mai vissuto in un affitto, il proprietario di casa, per qualsiasi motivo voglia venire, deve avvisarvi almeno il giorno prima, o se proprio deve venire quel giorno deve chiamare assolutamente qualcuno e dire posso venire, perché i coinquilini hanno diritto di dire no. Cioè, se per un motivo o per l'altro noi non vogliamo che tu venga, se non hai una buona ragione per venire, cioè, perché devi venire a disturbarci? Quindi dopo un po' di settimane che abbiamo capito che mi hanno detto, perché questi, gli altri coinquilini che vivevano là, vivevano già da 4 mesi lì, quindi mi hanno detto un sacco di storie su di lei, detto, guarda, è pazza, parla un botto, noi ci nascondiamo quando lei viene, robe del genere. Lei passava ogni inizio del mese a ritirare i soldi, perché non voleva che gli dessimo assegni o non voleva che gli trasmettessimo i soldi via banca, voleva soldi contanti. E già lì mi girava in cazzo, perché avevo ancora la mia carta italiana, per ritirare i soldi dovevo andare 2 volte, perché avevo un limite, un tot di limite al giorno per ritirare. Vabbè, lasciamo stare già questo. Quindi lei ogni volta il primo del mese veniva e ritirava i soldi e stava lì a parlare per ore, vi giuro. Io ogni tanto, all'inizio non potevo neanche avere la scusa del vado all'università, quindi dovevo stare lì ad ascoltarla, anche perché io sono una persona gentile che non vuole mostrare che tipo sono infastidita, robe del genere, quindi ero tipo là così per ore. Interesting. Quindi alla fine una volta mi ricordo che si è presentata, ah sì, un'altra cosa è che in bagno non avevamo spazio per mettere le nostre cose, dovevamo tenere le nostre cose nella nostra stanza, nella fucking nostra stanza. Quindi una volta mi ricordo che avevo lasciato in bagno la lufa, che la lufa si chiama se non mi sbaglio, e lei, sono tornata dall'università e lei me l'aveva messo sulla maniglia della mia stanza da letto. E ero tipo, excuse me? E mi ha addirittura chiamata per dirmi, guarda che non puoi mettere le tue cose in bagno, non puoi lasciarle. Faccio, mi sta prendendo per il culo, cioè, nel senso, l'avevo lasciata, uno, perché è bagnata, io non mi porto le cose bagnate in camera mia, due, la lufa sta in bagno, fine, a nessuno da fastidio. Infatti ho chiesto anche ai miei coinquilini, da fastidio se te lascio questa cosa? Ma alla fine ci organizzavamo per lasciare un pochino di cose nel bagno, perché c'era comunque lo spazio, ma non così tanto per 5 persone. E lei ogni volta veniva, toglieva le nostre cose dal bagno e ce le metteva accanto alla porta della stanza. Vabbè, diciamo, già lì iniziamo bene. Un'altra volta è venuta, eravamo in cucina io e la mia coinquilina, stavamo facendo colazione, non aveva avvisato come al solito, e è venuta e tipo arriva in cucina e fa, ah sì, dovevo venire, cercava sempre ogni genere di scusa per venire a controllarci, cioè ogni genere di scusa, perché lei abitava 2 case più in là, perché era attaccata a noi, ogni genere di scusa giusto per venire a controllarci, bene. E a una certa vede il coso gigante di caffè, fa, non dovete tenere le cose sui mobili, dovete tutto mettere nei vostri spazi. Cioè, sì, ma questo è caffè, è per tutti i coinquilini, questa è una cosa che abbiamo in comune. Sì, ma non dovete tenerlo qua. Ho detto, perché? Ma perché?
perché? Alla fine, cioè, lo mettevamo via, ma poi quando se ne andava lo mettevamo loro sul loro posto. Già lì io stavo sclerando malissimo, perché Thomas, ma come ti permetti prima di tutto di venire nella nostra casa, dove praticamente noi ti paghiamo un affitto, non facciamo casino, portiamo rispetto verso tutte le cose, perché comunque eravamo in 5, ma vi giuro, quella casa era silenziosa, eravamo tutti studenti, se mangiavamo insieme, facevamo sempre i nostri piatti, aiutavamo sempre in casa, insomma, eravamo dei coinquilini meravigliosi, non aveva niente da poter dire. Quindi già lì tipo mi sono girate le palle, vabbè, non importa, ho detto, ma questa tizia da dove cacchio è uscita fuori? Poi un'altra cosa orribile era che internet da lei non era un wifi. L'unica persona in Canada a non avere wifi aveva una cosa strana sua che doveva tipo programmare sul computer, nel senso dove... Io non me ne intendo in informatica, quindi se qualcuno è informatico qua e capisce quello che sto per dire, se lo spiegherò bene, me lo faccia sapere. Ma insomma, lei metteva una specie di codice nei vari computer senza che noi vedessimo, una specie di programmazione così che questo computer avesse internet. Ovviamente questo implicava che internet funzionava solo sul computer, non funzionava sul mio cellulare. Io avevo due computer all'inizio, perché avevo il computer mio solito e il computer per l'università, perché portavo sempre a scuola, e lei si è rifiutata di farmi avere internet sul secondo computer, perché ha detto no, io do internet solo per un computer, bla bla. E vi dico, pagavamo comunque tanto in questo affitto, eravamo in 5, avevo una casa sì meravigliosa, era tutto nuovo, tutto offerto, le stanze erano perfette, erano tutte sempre pulite, avevamo veramente cose bellissime, ma comunque si pagava tanto per queste condizioni del tipo non puoi fare questo, non puoi fare quest'altro, non puoi fare questo, prima di tutto siamo noi che viviamo qua, brutta strozza di merda, vabbè. E quindi io alla fine avevo solo il computer dove avevo l'internet, alla fine vabbè mi sono messa a fare hotspot, questo genere di cose, per averlo sul telefono. Poi una volta che ho avuto il numero canadese avevo internet sul telefono, ma mi girava le palle comunque, perché quando usi il tuo telefono e sei a casa usi il wifi almeno. Quindi vabbè, alla fine ho fatto gli hotspot e tutto, però sì, girava un po' le palle un po' a tutti. E poi nel periodo di Natale, non vi dirò, cioè, internet ha smesso di funzionare, lei ci ha messo tipo 5 giorni prima che venisse a ripararci questo, siamo stati senza internet proprio per 5 giorni, cioè io stavo sclerando perché era il periodo di Natale, quindi niente era aperto e vabbè. E quindi vabbè, e già lì ero tipo, oh mio Dio, ho detto dove minchia sono capitata, a sto punto preferivo vivere con quello con la pistola, onestamente. Un'altra cosa che questa credo sia la cosa più divertente che sia successa è che praticamente lei aveva un tuttofare, era tipo, non so, forse era il suo amante, non lo so, perché lei non era sposata, ma aveva dei figli, ma non era sposata, non so, forse era separata, e aveva questo tuttofare che ogni tanto veniva da noi a ripararci le cose, perché ogni giorno c'era qualcosa da riparare, cioè secondo me era solo un modo per controllarci. Una mattina, praticamente una sera, abbiamo fatto un festone pazzesco in casa e... il mio coinquilino si è ubriacato tantissimo, praticamente la mia stanza era al primo piano vicino alla cucina, la sua stanza era al secondo piano. Il mio coinquilino si era ubriacato tantissimo ed è andato a dormire nella mia stanza, cioè non è riuscito a salire ed è andato a dormire nella mia stanza. E quindi praticamente io, vabbè, ero ubriaco, io ero ubriaca, quindi alla fine ci siamo addormentati nella mia stanza insieme. E il giorno dopo ci siamo svegliati tipo mal di testa pazzesco, lui tipo si è svegliato e fa oddio mi dispiace, ti ho occupato il letto, cioè vabbè tranquillo, eravamo tanto ubriachi, non ho capito niente, un cazzo neanche io, e lui allora dice adesso vado a farmi una doccia perché sto morendo, vabbè perfetto, esce dalla mia stanza e c'era appunto questo tuttofare sulle scale che stavo riparando le scale, vabbè non so, esce dalla mia stanza, così io esco per andare a fare colazione, quindi vabbè, eravamo tipo, lui quando è uscito infatti era tipo in mutande se non mi sbaglio, perché tipo si era tolto lì i pantaloni per dormire, boh, io quando sono uscita ero in pigiama comunque, perché io prima di andare a dormire mi sono cambiata. E insomma, due giorni dopo questa mia padrona di casa arriva e mi fa ma ho sentito che adesso, no, mi fa, insomma come sta andando? Faccio, tutto bene, mi trovo benissimo, cioè mi trovo molto bene con i coinquilini, mi piace tanto, insomma non vedo l'ora di cominciare anche l'università. E lei mi fa, ma ho sentito che hai qualcosa con questo ragazzo. Io la guardo e faccio, scusi? Fa, perché il mio tuttofare mi ha detto che è uscito dalla tua stanza un giorno. E io là, non sapevo se ridere o piangere, perché ho guardato, ho detto, ma prima di tutto, come fai ad avere la faccia tosta di chiedere una cosa del genere a una persona che, cioè, una persona con la quale hai fatto un rapporto e semplicemente ti pago l'affitto, fine, finisce là.
E io ero tipo, no, cioè, non c'entra niente, semplicemente il giorno prima avevamo fatto un po' di festa, eravamo un po' ubriachi, quindi non è riuscito a salire nella sua stanza e si è addormentato nella mia stanza, cioè, niente di che. Mi fa, sì, vabbè, sono vecchia, ma mica così vecchia. Cioè tu, ok. Ma come farete? Perché insomma lui tornerà in Francia, perché tutti i miei coinquilini erano francesi. E dovevano tornare ad aprile praticamente in Francia e io sarei dovuta rimanere là da sola, infatti me ne sono andata ovviamente ad aprile quando tutti sono partiti e io ho detto ma guardi che non abbiamo niente, cioè guardi che non è successo niente, non ho niente col mio coinquilino, poi volevo anche dirgli ma fate un po' i cazzi tuoi, vabbè. E quindi questa è stata una cosa abbastanza divertente però, cioè mi sono fatta delle grosse risate per questa cosa, l'ho anche raccontato a tutti i miei coinquilini, ci sono fatte grosse risate. Però, sì, alla fine diciamo che queste sono proprio le cose main che mi ricordo, ma devo dire che ho fatto una lista un po' delle cose peggiori del mondo, perché onestamente, cioè, fatemi sapere se voi avete mai vissuto in un appartamento avete avuto una padrona di casa del genere, perché onestamente io non credo di aver mai incontrato una persona peggio di questa. E vi giuro, quando me ne sono andata e ho cambiato appartamento, avevo un padrone di casa che onestamente è venuto, ho firmato il contratto, ci siamo parlati 2 secondi, ci siamo conosciuti, mi ha detto quando avete bisogno d'aiuto mi chiamate, arrivo, fine, non si è mai presentato senza avvisarci, ogni volta che doveva venire per qualcosa ci mandava un'email a tutte quante o ci chiamava, insomma perfetto. E questa donna, vi giuro, mi rimarrà nel cuore come, cioè, boh, quando penso di aver incontrato delle persone di merda capisco che in realtà c'è di peggio nella vita, c'è veramente di peggio. Quindi insomma, io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se avete avuto delle esperienze simili, ma vi giuro, sono ancora turbata, anche dopo 2 anni e mezzo io sono ancora turbata da questa donna, cioè la vedo nei miei incubi. Comunque, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!